Allora, buon pomeriggio a tutti. Io sono Paolo Sattamino, sono il direttore tecnico di ARPACEAS. Vi do il benvenuto a questo seminario che ARPACEAS ha voluto organizzare focalizzandosi sul tema dell'analisi di vulnerabilità di strutture esistenti con analisi numeriche non lineari avanzate. Questo seminario vuole raccogliere una serie di esperienze, di testimonianze fatte sia da noi sia da nostri partner, nostri clienti, molto interessante nell'ambito delle strutture esistenti, soprattutto facendo uso di analisi non lineari. Questo seminario è stato proposto a diversi ordini degli ingegneri e, siccome ha riscosso notevole successo, abbiamo pensato di trasformarlo in un seminario organizzato direttamente da noi, che, in modo da dare la possibilità a un più ampio spettro di interessati. Io vorrei passare la parola al mio collega, dottor Andrea Mierdo, nostro direttore vendite a Manager Sales di ARPACEAS, che chiedo di farvi una introduzione di ARPACEAS. Buongiorno a tutti, sono Andrea Minerdo, sono General Manager Sales di ARPACEAS. Sono a bordo da circa 3 mesi, anche se conosco bene ARPACEAS da circa 10 anni, se non di più. Visto che magari non tutti di voi ci conoscono o conoscono quello che negli ultimi anni ARPACEAS è diventata, ne approfitto per introdurvi a quello che è il nostro raggio di azione. Poi andiamo nel dettaglio con il tema del seminario di oggi. Ad oggi ARPACEAS impiega circa 70 persone, siamo in realtà in crescita, pur essendo nata più di 32 anni fa. Il dinamismo che trovo e ritrovo in ARPACEAS la fa somigliare molto di più a una startup che una realtà che esiste da così tanto tempo, diciamo, una realtà una startup un po' vintage, che si occupa di tutto quello che sono strumenti, tecnologie, metodologie in ambito della trasformazione digitale per supportare i nostri clienti in questo momento anche estremamente accelerato di trasformazione di metodi e di tecnologie. Queste sono, per macro categorie, le tipologie, gli ambiti dei nostri clienti in cui i nostri clienti operano. Alcune sono realtà che operano con noi da circa appunto 30 anni, altre più di recente, però cioè, questi sono il nostro mercato, quello del settore delle costruzioni, infrastrutture, in parte oil and gas, e questi sono, diciamo, i nostri riferimenti in termini di tipologia di clienti. Oltre a quello che vedremo oggi, oltre a una serie di tecnologie in ambito software e alcune anche hardware, un portafoglio di soluzioni in ambito di formazione, di consulenza e anche di certificazione. Collaboriamo in Italia con il CMQ per il conferimento della certificazione di alcune figure professionali che sono diventate parte delle normative che sono state implementate in Italia. Abbiamo creato negli anni scorsi un dipartimento ad hoc anche per lo sviluppo di soluzioni specifiche che ad oggi si chiama Digital Transformation Engineering, per andare a portare i nostri clienti nell'adozione di implementazione all'interno di realtà più o meno complesse, quindi tutta la parte di sviluppo di applicazioni, di plugin, di strumenti per l'interoperabilità, per una possibilità di rendere, diciamo, funzionali, implementabili tecnologie che non sempre sono così, diciamo, semplici da domani. Parlavo appunto del customer journey dei nostri clienti, che passa anche attraverso le attività di supporto tecnico, di affiancamento del progetto e di formazione base ed avanzata. E siamo parte attiva, tra le poche realtà che in Italia possono permettersi di fare questo, di quelli che sono i tavoli a livello italiano ed europeo per la scrittura e l'evoluzione di quelle che sono le normative BIM, che negli ultimi anni, come molti di voi sapranno, sono state implementate anche nel nostro paese.
Abbiamo di recente investito, continuiamo a farlo, in una serie di attività inizialmente collaterali, che però stanno sempre più diventando parte del nostro core, su tecnologie cosiddette emergenti, che però sono estremamente attuali e utilizzabili fin da oggi. Questa è una startup che abbiamo co-creato, co-fondato, che si occupa di blockchain in ambito di costruzione di infrastrutture. Abbiamo iniziative simili anche per tecnologie e soluzioni in ambito IoT e in ambito di intelligenza artificiale. Facciamo parte di alcuni progetti finanziati sia a livello europeo che a livello italiano e regionale. Questo è un progetto finanziato dalla regione Lombardia per il concetto di estendere il concetto di smart building al patrimonio immobiliare esistente. E, diciamo, i progetti ad oggi che seguiamo sono un numero interessante. Diciamo che questi sono alcuni dei nostri clienti, lato committenza, che non solo, diciamo, vedono in Apacea su un fornitore di tecnologia, ma che hanno con noi un rapporto, diciamo, più strategico nell'adozione di tecnologie, più che altro di metodologie, all'interno delle loro strategie di crescita. Abbiamo con i clienti in ambito general contractor, costruzioni, come vedete, praticamente le realtà che ad oggi rappresentano le prime 10-15 realtà in Italia. E queste sono alcune delle realtà di ingegneria che da tempo lavorano con noi, collaborano con noi, molto spesso anche in ottica di partnership. Queste sono alcune delle istituzioni con cui noi collaboriamo, delle associazioni di cui facciamo parte. Parte di queste abbiamo anche abbiamo dato il nostro contributo a fondarle, come l'Associazione delle Infrastrutture Sostenibili, che si occupano di attività di educazione del mercato e di diffusione di metodologie, di normative che possono essere di utilizzo per tutte le aziende che fanno parte della filiera del settore delle costruzioni. Molto spesso siamo chiamati all'interno di eventi organizzati da queste associazioni, o siamo noi promotori di eventi stessi. Questi sono i nostri canali social. Se può essere utile un approfondimento su alcune delle tematiche che abbiamo brevemente affrontato oggi, o di quella che adesso ci accingiamo ad dare maggiore approfondimento, abbiamo creato un podcast con una serie di sessioni che volta in volta analizzano tematiche differenti. Io vi ringrazio e lascio la parola a Ingegner Sattamino. Una breve introduzione al tema. Allora, l'ambito delle strutture esistenti è un tema che ci vede impegnato da tantissimi anni, direi quasi 20 anni che ci occupiamo al 360 gradi su questo tema dell'analisi di strutture esistenti. Veramente negli ultimi anni, come accennava il collega Minerdo, ci siamo cominciati a occupare anche della possibilità di applicare il tema della digitalizzazione e del BIM a quest'ambito, ma oggi l'argomento principale riguarda l'analisi numerica, esistenti, con una grossa focalizzazione al tema dell'analisi non lineare. Ora, le strutture esistenti sono sempre state caratterizzate, lo saranno sempre, da una notevole complessità. Anche le più semplici strutture esistenti, nel momento in cui si affrontano uno studio che vuole essere sufficientemente accurato, vengono sempre fuori delle notevoli complessità. In particolare c'è tutto il tema relativo all'interazione tra gli elementi strutturali e non, la necessità di stabilire quali sono i corretti modelli di calcolo, i modelli di materiale affidabili, ovviamente nel momento in cui l'utente vuole intraprendere un'analisi tipo non lineare. È opportuno capire quali possono essere le corrette scelte e semplificazioni nel modello di calcolo che l'utente deve applicare allo scopo di realizzare quello che è il più corretto modello numerico che meglio rappresenta la situazione, diciamo, il comportamento della mia struttura esistente. E poi chiaramente c'è la necessità di capire qual è il miglior approccio dal punto di vista dell'analisi non lineare, che per certe tipologie di materiale, in primis la muratura, è l'approccio forse più naturale per poter indagare il reale comportamento di una struttura esistente. Tutti questi ambiti sono
situazioni che vedrete esposte in diverso modo nelle relazioni che mi seguiranno, e sono tutte situazioni che noi possiamo ben risolvere facendo uso di alcune tecnologie specifiche che oggi verrete presentate, in particolare tutte quelle che afferiscono alla tecnologia di Midas Gen, che è un prodotto estremamente completo che consente di coprire tutte le tematiche relative al tema delle strutture esistenti. Ma come tutti conoscono, abbiamo sempre lavorato al di sopra anche dell'aspetto tecnologico, perché il PACES da diversi anni, in realtà da sempre nell'ambito del settore del calcolo strutturale, e si propone come un partner che può aiutare un cliente ad affrontare il problema dell'analisi, in questo caso delle strutture esistenti, a 360 gradi. Noi infatti partiamo, quando diciamo, ci proponiamo di farci conoscere con un cliente che ha magari un'esigenza di una struttura esistente, di una struttura esistente, vuole capire qual è il modo per risolvere, come un partner che lo aiuta nella possibilità di analizzare la migliore soluzione per le sue esigenze. Poi noi andiamo a praticamente lavorare sulla della applicazione degli ambiti della trasformazione digitale, perché ci consentono di aiutare l'utente magari che ha bisogno non solo della tecnologia così come viene fornita in maniera standard, magari che sia potenziata con alcuni add-on che vengono normalmente creati dalla software house, altri potrebbero essere degli strumenti ad hoc che noi possiamo realizzare con divisione al nostro interno di ARPACES, che serve per aumentare la capacità di calcolo di questi strumenti. Partiremo subito con l'intervento dell'ingegnere Michele Boatti, che ci farà vedere un intervento di vulnerabilità sismica, in particolar modo ponendo l'accento sull'importanza e le differenze sostanziali che ci sono tra analisi non lineari a plasticità diffusa e concentrata per quanto riguarda le strutture in calcestruzzo armato e muratura. Poi a seguire avremo l'intervento dell'ingegnere Adalgisa Zirpoli e l'ingegnere Stefano Farina, che vi faranno vedere dei legami costitutivi avanzati per analisi al continuo di strutture in muratura. Quindi questo è un tema di grande importanza relativamente a una caratterizzazione specifica dei legami non lineari. Poi proseguiamo, abbiamo un intervento sempre relativo all'analisi non lineare, fattore di comportamento, con un caso studio, è l'ingegner Mattia Benci della società EPS Scarl. Poi abbiamo un mio intervento che riguarda la simulazione numerica con Midas Gen dei rinforzi strutturali per elementi in CA in analisi non lineari. E concludiamo con l'intervento dell'ingegner Massimo Denardi e l'ingegner Matteo Furlan di ITS Engineering, che ci mostreranno un esempio molto interessante per quanto riguarda lo studio della resistenza plastica nei ponti esistenti, in particolar modo il caso studio di un'analisi time history, addirittura non lineare, del ponte Salle. Preciso che per quest'ultimo intervento, data una impossibilità da parte dell'ingegner Massimo Denardi e l'ingegner Matteo Furlan, il loro intervento verrà mostrato sotto forma di registrazione, quindi non saranno presenti qui proprio fisicamente, ma comunque l'intervento è chiaramente preparato. Quindi per concludere, il tema è un tema sicuramente di grande importanza, di grande attualità. Sappiamo bene come l'Italia in particolare è caratterizzata da un patrimonio edilizio sicuramente storico, dove l'esistente va a pari passo con il nuovo, quindi è importante capire quelle che sono le strategie di modellazione più precise per modellare un qualcosa che, come sappiamo, non abbiamo fatto noi. Quindi di conseguenza il livello di conoscenza è sicuramente diverso rispetto a quello che si ha per un qualcosa che è nuovo. Quando facciamo una cosa nuova, paradossalmente siamo noi più che governiamo sostanzialmente ciò che facciamo, quindi possiamo seguire delle analisi preimpostate, possiamo avere una normativa a cui appoggiarci. In questo caso, quando parliamo di esistente, invece è chiaro che non conosciamo quella che è la risposta strutturale. La dobbiamo simulare, dobbiamo individuare quella che è la tecnica di modellazione più adatta, perché, come ripeto, appunto non la conosciamo a fondo. Quindi vogliamo adesso vedere, attraverso le analisi non lineari, come il tema della vulnerabilità, che chiaramente ha la sua importanza, possa dare una risposta assolutamente esaustiva e precisa.